un giorno. Siete a Grafica. Grafica è il corso che per primo ha aderito a una sperimentazione che cominciava tanti anni fa. La cosa che ci importa è che all'inizio questo corso si chiamava comunicazione visiva, cioè si occupava di comunicare in senso lato, che è rimasto un po' lo spirito di quello che facciamo qua dentro. Non è che usiamo per forza la grafica sul supporto cartaceo o digitale in modo tradizionale, ma possiamo anche lavorare addirittura sui suoni, sulla musica, per la moda, quello che si chiama poi fashion design, o anche produrre video e piccole animazioni che potete vedere sul sito. Gli strumenti della grafica sono virtualmente tutti, dal computer, naturalmente li vedete qua intorno, anche gli strumenti grafici tradizionali, alla fotocopiatrice, ma anche all'assemblaggio, come potete vedere giù nel corridoio, di un robot costruito con periferiche dismesse della scuola. Per cui l'idea del graphic design non è quello di costruire un oggetto che è solo piatto, ma che può essere in movimento o può essere tridimensionale, per una completezza dell'informazione, della comunicazione. I procedimenti più interessanti e più difficili della grafica sono quello che stanno affrontando questi ragazzi, ad esempio, pensare a creare, contaminandosi col presente, con l'esistente, ma creare delle alternative di comunicazione. La copertina di un libro, ad esempio, non per forza deve essere piatto, non per forza deve avere il formato rettangolare, verticale che conosciamo tutti, ma può avere delle alternative. Per cui muoversi in un campo più difficile, quello della creatività, è il compito più interessante della grafica, e in cui si capisce che gli strumenti, i programmi, le macchine fotografiche, le riprese video in sé sono solo che degli oggetti, non sono altro che strumenti per raggiungere una comunicazione efficace. Molti ragazzi che sono usciti da qua hanno sbocchi nel mondo lavorativo, come creativi, come curatori di immagine, da youtuber a musicisti, a chi disegna moda, a tanti grafici che lavorano sia a livello individuale sia come dipendenti, a chi lavora nelle tipografie, fotografi. È una cosa abbastanza, come dire, naturale proseguire questo corso, dato che l'alternanza, cioè quella che lo si chiama PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, consente ai ragazzi di questa scuola di fare piccole esperienze o grandi esperienze che poi trovano un proseguo efficace. Allora, gli strumenti sono, in realtà sono i programmi che stanno sui computer, che sono piattaforma Adobe quasi sempre, poi ci sono degli open source, però non li usiamo spesso. Ci sono poi le macchine fotografiche, ovviamente, Reflex, Mirrorless, che fanno anche le macchine video, e poi tutto quello che potete immaginare, dagli scanner, gli stampanti, le fotocopiatrici, eccetera. È presente una camera oscura o comunque... Certo, abbiamo sia una camera oscura che una sala pose. Nella sala pose, dove tanto nel virtual tour sono proprio io dentro, i ragazzi possono lavorare liberamente, abbiamo in dotazione delle luci LED estremamente efficaci, perché ci permettono di lavorare con temperature diverse del bianco, che sono una posizione recente. Abbiamo degli stativi fissi o quelli verticali per fare delle riproduzioni, per fare anche animazioni brevi in modo analogico, per cui passo, non so, 6 frame per secondo. E poi abbiamo una camera oscura dove si sviluppano negativi di tipo analogico, con tutta la procedura. La professoressa Fabri si occupa anche di fare quelle che si chiamavano una volta radiografie, cioè di lavorare direttamente sulla carta senza un negativo, che è un esercizio interessantissimo appunto per la creatività, per vedere cose in modo diverso della comunicazione.